Ciao, sono Giacomo, un ragazzo italiano, omosessuale e cattolico. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno risposto al video precedente, proprio perché uno degli obiettivi di questi video è creare un dialogo, una riflessione insieme e un confronto su questo tema, secondo me molto affascinante, che è l'idea di una pastorale per le persone omosessuali e che quindi leghi il tema fede e omosessualità. Con oggi vorrei continuare con voi questa riflessione partendo da questo libro che si intitola Fede e omosessualità, assistenza pastorale e accompagnamento spirituale dell'Ufficio per la Pastorale della Famiglia, Arcidiocesi di Torino, curato da Don Walter Danna, pubblicato nel 2009. Nella prefazione, il cardinale Poletto, allora arcivescovo di Torino, scrive: È ormai il momento di affrontare anche questo nodo, del tutto particolare, nella pastorale delle nostre parrocchie e comunità, sia perché queste persone hanno il diritto di essere aiutate, sia perché è con i fatti che dimostriamo di essere Chiesa, che si fa davvero germe di unità e di salvezza per tutto il genere umano, pur non rinunciando nemmeno a uno iota della verità del Vangelo. Secondo me sono parole bellissime, nelle quali il cardinale dice: Io non vado contro, non sto dicendo di mettere in discussione la morale, la dottrina o il magistero, qui si sta facendo un discorso di pastorale. Perché anche queste persone hanno il diritto di essere aiutate e perché in questo modo e con questi fatti noi siamo Chiesa, che si fa salvezza e quindi che è capace di accogliere tutta l'umanità. E nella premessa si legge: Questo sussidio non ha la pretesa di indicare delle verità nuove, né intende in alcun modo discostarsi da quelle che sono le indicazioni morali della Chiesa cattolica in fatto di morale sessuale, ma vuole offrire alcune ponderate riflessioni nel delicato ambito della pastorale ordinaria. E continua in questo modo: queste pagine si intendono come una riflessione aperta che possa facilitare degli incontri e anche delle riconciliazioni. Secondo me queste due parole sono due parole chiave per pensare una pastorale per le persone omosessuali. Incontro, perché è solo nell'incontro, guardandosi negli occhi, ascoltandosi e condividendo la propria vita e la propria esperienza di vita, è in questo incontro che si conosce l'altro. E riconciliazioni. Riconciliazioni significa proprio che questo incontro, nel quale poi si perdono i pregiudizi, diventa un abbraccio, diventa un momento nel quale si sperimenta che si è amati. Punto. C'è una frase bellissima, sempre nella premessa, che dice: Per molte persone omosessuali, come per ogni credente, l'esperienza di fede costituisce un'occasione non marginale per la realizzazione del proprio progetto. La persona omosessuale va aiutata a comprendere meglio se stessa e a cambiare quel che è necessario cambiare di se stessa per crescere nell'incontro personale ed ecclesiale con il Signore Gesù, lasciando così emergere in sé quelle tensioni profonde e quelle potenzialità della sua interiorità che potranno aiutarla a vivere un'esistenza personale piena di senso e capace di aiuto e collaborazione con gli altri alla luce della misericordia del Padre. È questo di fondo la premessa di fronte a ogni discorso sulla pastorale per le persone omosessuali, cioè riconoscere che ogni omosessuale credente, come ogni credente, ha un'immensa sete di Dio. Io direi come ogni uomo, un'immensa sete di Dio. E noi non possiamo non ascoltare questa sete di Dio. Per questo c'è bisogno di pensare e concretizzare delle nuove pastorali, anche per le persone omosessuali.